siamo in diretta sull'altro canale, mollate l'altro canale, mollate l'altro e mollate qui e passate sul canale 1. Adesso siete sul canale 69. Sì, bello, 69 è bello, bello. 69, the magic number. 23, oggi eravamo su, stavamo trasmettendo sul canale 23. Grosso canale 23. Grosso canale 23. Tieni che qui iniziamo a dare la formazione. Di Puglia, gli ordini del manager Frank Javier Pantoja, assistito dai coach Bazzarini e Menderos. Questo è la lineup di Puglia. Lead off, seconda base, Giacomo Boscarol. L'inter base, Cristian Ghillini. In terza, Renzo Martini. L'esterno sinistro è Ivan Cecchet. Il catcher è Giulio Monello. L'esterno centro Leonel Cespedes. Battitore designato Alberto Varin. All'esterno destro Riccardo Serra. In prima Luca Maccagnan e sul monte di lancio Edward Pirbu. Gli altri componenti del Re di Puglia sono Alessandro Tonzar, Omar Polo, Anderson Hidalgo, Efraín Contreras, Marco Biezzoli, Marco Ienco, Enrico Varin, Alessandro De Otto, José Scalonia e Simone Bazzarini. Il turno agli ordini del manager, Carlo Morbille. Assistito dai coach Pietro Cianfiglia, Franco Lopazio, Marco Barboni, Fabrizio Ludovisi e Gary Villalobos. Questo è l'enap del Nettuno, lead off l'esterno destro, Nicola Garbella. In terza, Leo Rodriguez. L'interbase è Oscar Angulo. Dietro il piatto di casabase, Luis Alvarez. Il battitore designato, Giuseppe Mazzanti. In prima Luis Ustaris. L'esterno centro è Andy Vasquez. All'esterno sinistro Giovanni Garbella. In seconda Freddy Noguera. E sul monte di lancio Riccardo Hernandez. Gli altri componenti del turno sono Gabriele Orefice, Milvio Andreozzi, Renato Imperiali, Vinicio Spadagna, Yuri Morellini, Carlos Righetti, Paolo Taschini, Carlos Teran e Raul Ruiz. Gli arbitri sono i signori Simone Menicucci a casabase, Marco Costa in prima e Marco Taurelli in seconda. Gli scorers sono i signori Amedeo Mazzanti e Adelio Proietti. I giocatori sono accompagnati dai ragazzi della scuola calcio ASD Nettuno 1926. Thank you.
amici del bar del baseball, eccoci qui. Gli arbitri questa sera sono a casa Simone Menicucci, in prima base Marco Costa, in seconda base Marco Taurelli. Il primo lancio è stato effettuato dal presidente del Nettuno Calcio. Riccardo Hernandez sul monte di lancio. Ecco qui inizia la partita con il seconda base Boscarol sul box di battuta. Palla alta. Ricordiamo di condividere, amici del bar del baseball, questa diretta sulle vostre ball. Sui vostri profili questa diretta, capito Paolo Noro? Condividete questa diretta. Cos'era il primo lancio? Ragazzi, come giunge a casa questo collega? Hai parlato? Niente Mirto. Io sto a Stecchetta, ho già dato. Gira vuoto, secondo strike. Stefano Ballerini ci dice che a Firenze è gara 2 tra rompe la mazza, fa tutto Riccardo Hernandez e Boscarol è il primo eliminato. Interbase, Iellini? Dicevamo, Stefano Ballerini dice che gara 2 tra Fiorentina e Salabaganza è stata rinviata per scatafascio d'acqua. Il socio ha detto veniva più tardi. Salutiamo Domenico, Claudio, Giovanni, il nostro amico da Roma, Romualdo.
Palla molto interna, 1-1 il conteggio di Riccardo Hernandez Boscarolla che batte 190, Iellini che batte 2-22. Chiama la non girata, due ball. Base su ball per Iellini, eccolo qui lo spauracchio, il temibile battitore del Re di Puglia, Renzo Martini, che è stato nostro ospite poco fa a botta calda, viene schierato in terza base dal manager Pantoia. Un eliminato corridore in prima base e Renzo Martini nel box di battuta. Condividete sulle vostre pagine Facebook questa diretta. Cambio di velocità. Uno strike su Martini, tremendo battitore. Palla mancata. Vediamo. Iellini raggiunge il sacchetto di seconda base. Corridore subito in posizione punto. Forse una base su ball, sommo. Anche il sommo annuisce. Remo, che dici? Base su bolla a Martini? No. Remo ha detto no, giochiamocelo. Ce lo giochiamo. Io sono più per la base su bolla, di giocarci un doppio gioco. C'ha paura, ci va in guerra. Vabbè. Palla. Vabbè, una base su bolla, mascherata di Riccardo Hernandez. Palla sul filo esterno, si poteva chiamare strike, l'arbitro lascia passare. Tre ball, uno strike, un eliminato, Iellini, c'è qualche telefonino che squilla. Palla ancora interna. Potevamo risparmiare i quattro lanci, Remo. Bisognava dargli, gli si dava senza, col minimo sforzo, perché c'è Cat, il capitano. Iellini era colpito base su ball. Due basi su ball. Palla in foul. Due strike su Kecet, Cecchet, il capitano colpisce la... E c'è il doppio gioco, grande giocata di Ustaritz, aggredisce la palla e assiste sul replay, eccolo qui, ce l'abbiamo questa sera.
Sì, questa sera si vede, eccolo qui il replay. Va il capitano Cecchet, sbanica. Siamo in forte ritardo, Remo, in forte ritardo con il replay. Siamo. Eccolo qui, Hernandez in caricamento. Cecchet smanica, va a Ustaritz, cattura e assiste in seconda base a Oscar Angulo per un bellissimo doppio gioco e si chiude il primo attacco del Re di Puglia. Nicola Garbella nel box di battuta. Scrivete a Fulvio. Palla bull. Batte in ritardo. Uno strike, un ball per il nostro amico del bar del baseball, Edward Pirvu, il lanciatore rumeno in forza al Re di Puglia. Palla strike, massimo vantaggio, due strike, un ball. Vediamo ora come ne uscirà Edward Pirvu. 4,58, una vinta, una, due perse, gira vuoto, ed è strikeout, Garbella. Leo Rodriguez, c'è freschetto, Emanuele? Batte sulla seconda base, cattura, assiste in prima ed è 4-3. Leo Rodriguez è il secondo eliminato. Due eliminati. Cioè. La vita. Io sì, la vita. Sì. Oscar Angulo, avvicina di Sommo. Batte. Angulo, la prima palla, continuiamo a battere la prima palla.
Vabbè, che dobbiamo fare? Dopo un inning completo di gioco, Re di Puglia 0, Nettuno 0. Parte alta del secondo inning per batte Monello, raccoglie Oscar Angulo, assiste in prima e tocca Ustaritz. Famo gara a chi batte più primi lanci, famo gara a chi batte più primi lanci. In tre eliminati consecutivi, due da parte del Nettuno per Bolzidi e uno da parte del Re di Puglia al primo lancio. Cespedes, esterno centro, il Re di Puglia che deve fare a meno di Contreras, De Otto, Hidalgo, due o tre stranieri, il miglior battitore italiano della sua squadra, usciti tutti anzitempo, penso per problemi fisici. Di Contreras siamo sicuri che si è fatto male nella corsa verso la prima su un errore di Noghera. Qui lancio off speed perfetto di Riccardo Hernandez che vale il primo strike su Cespedes. Cespedes è stato di una valida quest'oggi con la sua media che è salita a 133, non un buon inizio, colpito qui da Riccardo Hernandez, anzi no, non colpito, sembrava di sì dal movimento di Cespedes, invece è solo un lancio ball, 1-1 conto che si pareggia a casa, esterno centro quest'oggi, esterno centro, sostituisce Contreras che si è infortunato questo pomeriggio, Monello 6-3, gira Cespedes un facile pop in foul per Alvarez, FF2, seconda eliminazione quando entra nel box di battuta Varin DH. Monello Varin oggi catcher nel pomeriggio che entra come DH della formazione del manager Pantoia, come ho detto deve fare meno Hidalgo, Contreras e De Otto, tutte bocche da fuoco, penso che è rimasto solo Tonzar levato nel corso del quinto inning e lasciato in panchina rispetto ai giocatori di oggi. Martini infatti difende il cuscino di terza, gli ha preferito Maccagnan, autore della prima valida in carriera in Serie A questo pomeriggio. 1-1 il conto a casa, 1-2 palla esterna sulla curva di Riccardo Hernandez, 2-1 scusate, non 1-2, palla esterna
che è valso il secondo ball contro il numero 7 del lineup della formazione ospite. Va ancora a casa Hernandez, gira in netto ritardo Varin, 2-2, conto che si va già a casa, 2 ball, 2 strike e 2 out nel corso del secondo inning, basi vuote, ancora 0-0 tra Nettuno, Baseball City e Ranger, Re di Puglia, gara 2 di questa serie fra le due formazioni che ha visto vincere al tie break del decimo inning, il Nettuno, Baseball City 7-6, grazie alla volata di sacrificio di Andy Vasquez. Partita brutta ma vinta ed è quello l'importante. Qui gira ancora in zona di foul la palla interna di Hernandez, il catcher Alberto Varin, catcher oggi di H. Ricordiamo a tutti di condividere la diretta del bar del baseball. Serata umida ma neanche troppo, sta iniziando a piovere intanto. Noguera con una grande giocata, assiste 4-3. No, non è più, non sta più. Alvarez in casa, il primo strike, dritta interna di Pirvo che ha molto ben figurato nel primo inning in cui è stato impiegato, lanciatore di passaporto rumeno che ha giocato con il Parma la scorsa Serie 1, gira intanto in foul, secondo strike Alvarez, 0-2, massimo vantaggio per il partente di Pirvo. Va da casa Pirvo, terzo lancio, gira a vuoto lo slider Alvarez, secondo K. Davvero un buon inizio per Edward Pirvo, 4 eliminati a fila. Peppe Mazzanti nel box di battuta in questo secondo attacco con un out, palla molto interna di Pirvo, lancio off speed, vale il primo ball, secondo ball della partita di Pirvo finora, già l'anno scorso col Parma ha fatto delle sue buonissime qualità, va ancora con il secondo ball, dritta esterna che non c'entra la zona strike del piatto. Va ancora a casa, palla bassa, terzo ball. Massimo vantaggio per il nostro capitano che batte il 256. Quarto lancio a casa, gira Mazzanti, una palla che forse era alto. Ha avuto semaforo verde sul 3-0. Bella palla dritta, alta. Continua, vedo i colori.
gira Mazzanti, una rimbalzata te comoda su Iellini che assiste per Maccagnan. Seconda eliminazione 6-3. Secondo eliminato Iellini, quinto consecutivo della partita di un ottimo Edward Pirvo. Ricordiamo, si gioca con due out. Secondo inning, fase bassa, 0-0 ancora il punteggio fra le due squadre. Sta piovendo qui allo Steno Borghese. È arrivata in tutta Italia la pioggia, chissà se ce la farà finire qui la partita. Va ancora a casa, bella palla, strike, ci ha pensato un po' Menicucci, poi la chiamata Alvarez, K, Mazzanti 6-3. Eccolo. Palla bassa, secondo ball per Pirvu. Va a casa il rumeno, palla interna, 2-1 il conto a casa su Ustaritz. 3-43, 12 vali, 3 doppi, 2 home run, ben 13 basi a fronte di soli 5 strikeout. Va con il quarto lancio a casa, palla al centro del piatto, sta mostrando un'ottima velocità Edward Pirvu. E poi Emanuele Pirvu ha un movimento anche strano perché gli lascia la palla a tre quarti, quindi dà fastidio ai lanciatori, ai battitori. Poi un lanciatore ha dato un'ottima stamina, quindi riesce a stare per molti lanci sul monte. Qui Ustaritz batte a ritardo, zona di foul, conto che resta invariato. Due ball, due strike e due out. Non ha granché dietro il buon Pirvu. Cespedes non si è dimostrato all'altezza finora. Va a casa, gira ancora in zona, fa e usi. Buona alternanza fra palla dritta e slider del partente di passaporto rumeno della formazione ospite. Continua ad arrivare un po' di gente qui allo Steno Borghese. Pubblico. C'è più gente questa sera, stranamente. Sì, sì, un po' più. Il sabato sera non c'è mai tanta gente. Un sacco di bambini, fortunatamente. Speriamo che si appassionino a questo sport. Remo. Sollazza. Bravo Remo, bravo Remo. Va ancora a casa Pirvu, ancora in zona di foul Ustaritz, conto che resta 2-2 a casa. Va ancora Pirvu a casa, palla molto esterna, 3-2 conto che si pareggia a casa base. Col Parma, sì, col Parma. A casa Pirvu, palla molto alta, ottimo turno di Ustaritz che ha fatto fare 9 lanci al partente delle Ribuglia, riuscendo a essere il primo ad arrivare in base. Alla fine ha fatto già 18 lanci in questo inning, è un buon numero contro i soli 6 del primo inning. Intanto continua qui una pioggiarellina fastidiosa allo Steno Borghese. Segnali per Andy Vasquez contro Edward Pirvu, numero 2, che ha fatto l'RBI decisivo con una volata, ma è anche un doppio RBI. 2,17 la sua media, non propriamente all'altezza delle sue qualità. In casa il primo ball, palla alta interna. Emanuele, 2,17 non è la media che si richiede, ci si aspetta da uno straniero, perché ricordiamo che Vasquez è uno straniero. Assolutamente no, ha fatto vedere ottime cose l'anno scorso qui al Nettuno Balbozzini, non le sta ancora confermando. Batte qui una battuta valida, che è la prima della partita subita da Edward Pirvu. Non è riuscito Boscarol in allungo a ottenere la terza eliminazione, a raccogliere la palla. Quindi uomo in prima, uomo in seconda, anche il Nettuno Balbozzini mette l'uomo in posizione pure.
quando entra Giovanni Garbella, due valide per lui questo pomeriggio, media di 242, purtroppo ha il vizio di prendere un po' troppi strikeout il nostro Garbella, già 16. Uomo in prima, uomo in seconda, due eliminati, Garbella contro Edward Pirvu. Va con il lancio Pirvu, palla esterna, chiamata da Menicucci, vale il primo strike. Parte in vantaggio Pirvu contro Giovanni Garbella. Ancora a casa, una gran legnata tra le esterne di Garbella che porterà almeno un punto, ma penso tutti e due a casa, sì. Vasquez ha ottime gambe, sta entrando a casa. Grande legnata di Giovanni Garbella in mezzo a due esterni, Emanuele. Che quando colpisce, colpisce davvero duro. Ha fatto in stagione 8 valide e 9 valide, di cui 4 extra basi. RBI numero 5 e 6 della sua stagione. Netturo che mette la testa avanti ancora con due out. A parte la volata di sacrificio di Vasquez nel tie break, i punti precedenti sono arrivati tutti con due out per il Netturo, i 4 nel primo inning sull'errore di Varin con la rubata in terza di Alvarez e quello salvifico del 6-6 con due out, uomo in terza, il lancio pazzo di Balzarini che ci ha permesso di pareggiare. Intanto qui Pirvu entra con la palla dritta, Garbella che soffre più, un po' più lanciatori di palle zozze, se così le vogliamo chiamare, invece Pirvu è entrato dritto esterno, ha colpito in maniera pesante, una mazza pesante, è valso il doppio da due RBI con Noghera, Noghera che si deve riprendere, batte anche lui valido, eccolo qui, l'abbiamo chiamato, va verso casa Giovanni Garbella ed è 3-0 Nettuno. Bravo Freddy, finalmente abbiamo visto un buon contatto di Freddy Noghera dopo qualche partita sotto le proprie potenzialità, ed entra nel box in battuta Nicola Garbella, una delle poche partite negative è stata di Nicola in questa stagione, quella di oggi pomeriggio. Batte Boscherolle, pareti di Boscherolle che giocava nella metà degli anni 80. Grazie Simone per l'informazione, non lo sapevamo. Nicola Garbella nel box di battuta. Freddy Noghera sul sacchetto di prima base, Edward Pirvu, due eliminati, palla alta, primo ball, tre valide, tre punti, Nettuno che finalmente capitalizza al massimo, c'è la rubata e la fa, bel batti e corri ragazzi! E c'è il buco dell'esterno e va a casa Freddy Noghera, bel batti e corri eseguito da Nicola Garbella. Quarta valida subita, Bazzarini, pitching coach della squadra friulana, va a rompere un po' l'inerzia della partita e aumenta la pioggia, speriamo di arrivare quanto prima al quinto inning, caro Sommo. Così ce ne andiamo tutti. Iniziamo la partita, spieghiamo a tutti che dal 4-0 possiamo anche non farci rimontare questa sera, visto come sono andate le ultime due partite, cerchiamo di mantenere il vantaggio. No, speriamo di arrivare il prima possibile al quinto inning. Eh sì, poi c'è pure una festa, quindi se sbrigiamo. Insomma c'è anche una festa, quindi.
Roberto, il Nettuno ha vinto 7-6 al decimo inning, è una partita che forse ha perso, si può dire che non è che ha vinto il Nettuno, l'ha persa più il Re di Puglia, ha battuto molto di più, ha lasciato parecchi uomini in base, qualche corsa sulle basi diciamo che è stata azzeccata. Comunque il Nettuno si è imposto per 7-6, due eliminati corridore in Nicola Garbella sul sacchetto di seconda base, uno strike su Leo Rodriguez. Palla interna. Parziali dagli altri campi, sommo? Allora, il Bologna sta dilagando 7-0 al terzo inning contro Castinato. Mentre saluti. Godo vince 3-1 al sesto la partita di italiano contro il San Marino. Risultato a sorpresa. Due ball, uno strike, pioggia sempre più insistente. Ma come mai stasera non si vede nessun politico qui allo stadio? Perché la campagna elettorale è chiusa, quindi stanno tutti a fare l'ultime conte prima del voto di domani. Intanto bella battuta di Rodriguez, brutto lancio di Iellini. Brutto rilancio. E Nicola Garbella segna il quinto punto, valida di Leo Rodriguez nel buco. Angulo nel box, palla esterna. Uno strike, un ball. Angulo nel primo turno, 6-3. Palla interna, va sul... Ruba Leo Rodriguez. Ball, uno strike, va a Virvu, Angulo va in foul, secondo strike. Non si capisce nulla qui allo Steno Borghese. Conto pieno! Conto pieno su Angulo! Foul ball! Ce l'abbiamo i lanci di Angulo e di Pirvu fino adesso? Dovremmo stare sulla quarantina, eh! Ma...
Sei riscattato col secondo inning, Edward. Ancora in foul. È una guerra di nervi tra Angulo e Pirvu. Il play by play è bloccato. Gira a vuoto Angulo ed è strikeout e si chiude qui il secondo inning con un rimasto in base e 5 valide segnate dal Nettuno e 5 punti. Mi sono collegato solo ora, potete dare risultato sia del pomeriggio di questa sera, grazie, già dato Remo, 7 a 6. Oggi pomeriggio e ora dopo 2 inning completi di gioco, Reti Puglia 0, Nettuno. Serra 0 su 10 in questa stagione, in casa al primo strike per lui, la battuta in doppio gioco nel tie break che ha chiuso l'inning e ha consentito poi al Nettuno di vincere con la volata di sacrificio di Andy Vasquez. Esterno destro questa sera, numero 11 di casacca. Gira ancora a vuoto, secondo strike. Zero-due, massimo vantaggio di Riccardo Hernandez. Terzo lancio a casa, dritta interna. Primo ball, bella palla di Riccardo. Un filino interno. Ancora a casa Hernandez, batte Sera, bellissima giocata e sliding catch di lui su Staritz. Niente arriva valida stagionale per Sera, è un assist in three per Luis Alvarez, vale il primo out. A casa Hernandez, primo strike su Maccagnan, anche lui autore della prima valida stagionale quest'oggi, un singolo sul lanciatore nel corso dell'ottavo inning se non vado errato di gara 1. Qui accenna lo swing, è girato per l'arbitro capo Menicucci. 0-2, massimo vantaggio per il... i nostri fotografi, eccoli qui, salve, guarda che ci manda le foto del caricamento di Riccardo Hernandez, bellissima foto. 0-2, uno strike, un out a casa
palo di Maccagnan che vale il foul, conto quindi che resta invariato. Va a casa, alto, ball numero 1. Va ancora a casa Hernandez, palla alta, secondo ball. Ancora Hernandez a casa, lancio ancora molto fuori dalla zona, conto che si pareggia, la situazione di massimo vantaggio. Conto pieno, Hernandez a casa, strike out guardato per Maccagnan. Secondo eliminato. Boscarola al suo secondo turno di battuta con due out, una giocata in cui ha fatto tutto Riccardo Hernandez nel primo inning, il lead off della formazione ospite in casa al primo ball, dritta interna del nostro partente che va a casa al secondo lancio, girato in zona di foul, ancora dritta interna, 1-1, conto a casa il nostro partente Riccardo Hernandez alla seconda partenza consecutiva dopo quella molto convincente che l'ha visto vincente con il Parma nella scorsa uscita. Riccardo Hernandez è arrivato a 30, a 40 lanci, mentre a 43 Pirvu, va ancora a casa, gira in zona di foul, 2-1, vantaggio per il nostro pitcher. Gira a vuoto Boscarol, il secondo K consecutivo, il secondo della partita di Riccardo Hernandez, si chiude con 0 punti subiti, 0 rimasti in base, 0 valide subiti, Nettuno avanti 5-0 alla fine, all'inizio del terzo innings. Luis Alvarez ad inaugurare con uno strike il terzo attacco del Nettuno.
5-0 per i padroni di casa nella seconda fase del terzo inning. Alvarez scappa nel turno precedente sotto di due strike perché è a segno sul filo esterno. Bel lancio di Pirvo, non è d'accordo il catcher nettunese, a mio parere palla che era nettamente strike, quindi giusta la chiamata di Menicucci. 0-2, massimo vantaggio. Alvarez oggi ha battuto 1 su 2 con 3 basi su bolla. Questa volta palla molto interna, vale il primo ball, il miglior battito del Nettuno. 457 prima di iniziare questa partita, media che sarà leggermente scesa con il K del turno precedente. Va ancora a casa Pirvo, palla esterna, secondo ball, conto che si pareggia a casa. Pirvo che ha chiuso a 43 lanci il secondo attacco, mentre Hernandez è a 42, se non vado errato, alla fine del suo terzo inning. Va ancora Pirvo a casa, gira, vuota Alvarez, palla che scappa al catcher, Alvarez se ne accorge tardi, il tiro di Monello è preciso, vale l'eliminazione. Alvarez stava già rientrando in spogliatoio, il dugout, rammaricato per aver girato una palla molto bassa, non si è accorto che la palla era scappata al catcher Monello, che ha avuto il tempo di andare verso i materassini dietro di lui, raccogliere e assistere in prima a Maccagnan per il K numero 2 della partita di Alvarez, K numero 4 della partita di Pirvo. Quando entra Peppe Mazzanti di H, imbarzante sull'interbase nell'inning precedente, primo strike ancora dritta sul suo interno Pirvo. Secondo strike su Peppe Mazzanti, ancora massimo vantaggio per Pirvo, gira Mazzanti, una bella legnata ma in zona di foul, conto che resta invariato a casa. Conto quindi che resta invariato a casa. Risale in pedana Pirvo. Gira Mazzanti, una volata alta fra Cespedes e Serra, la raccoglie agevolmente l'esterno centro, F8. Mazzanti ancora non al suo livello in questa stagione, media che è sotto i 250, per lui che ha chiuso a 400 la scorsa annata con il Bologna. Come prima due facili eliminazioni, poi è arrivato Ustaritz e si è aperto il big inning. Primo ball di Pirvo. Secondo lancio su Ustaritz, palla bassa, secondo ball Ustaritz che in un gran turno sotto 0-2 è riuscito a limare la base, che poi con il singolo di Vasquez, il doppio di Garbella, singolo di Noguera, singolo di Garbella, ancora singolo di Rodriguez ha portato i 5 punti. 2-0 vantaggio il conto per Ustaritz, palla esterna 3-0, palla sul filo non chiamata da Menicucci. Salutiamo anche il mio papino, il mio super papone Fernando, ciao Fernandone. Quarto lancio a casa, palla molto alta interna, vale la base. Come prima con due strike inaugura l'inning con una base su bolle, lui su Ustaritz. Andy Vasquez entra dopo la valida nel turno precedente con uomo in prima e due out, identica situazione a quella del secondo inning, incassa il primo strike dritta sul filo interno di Edward Pirvo. Salutiamo Saint Roy che ci sta seguendo da Nicaragua. Batte Vasquez, un F8, si chiude l'inning
il terzo dopo tre inning completi di gioco. Quarto inning con Iellini che entra nel box di battuta, base su bolle, turno precedente, incassa il primo bolle dritta interna di Riccardo Hernandez. Fase iniziale del quarto attacco con il Nettuno che è in vantaggio 5-0. Speriamo che non ci addormentiamo nel box come l'inning, come la partita precedente. Va Iellini, una rimbalzante ma in zona di foul. 2-1 il conto a casa. Cambia palla Riccardo Hernandez. Si può ricominciare, risale in pedana Riccardo. Va a casa, gira in zona di fallo Iellini, conto che resta invariato. La posizione fissa va Riccardo a casa, palla bassa, secondo ball, buon occhio da parte di Cristian Iellini, interbase 4 su 18 nella sua stagione, una base, due basi, tre cap, un colpito. Va ancora Riccardo Hernandez da posizione fissa a casa, gira a vuoto il cambio di velocità, strike out per Riccardo Hernandez, primo K dell'inning, terzo consecutivo. Quando entra lo spauracchio Renzo Martini, che Gianluca ha sentito nel botta calda appena finita gara 1, giocatore che sembra essere molto vicino ad una formazione, una big del nostro campionato, che l'ha parcheggiata Re di Puglia, si sta cercando anche di farlo giocare con la nazionale nel prossimo europeo, nel susseguente qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Intanto in casa al primo ball dritta interna, va da posizione fissa a casa Hernandez, gira in foul Martini, il lancio off speed del nostro partente.
1-1 a casa il conto. Terzo lancio di Riccardo Hernandez contro Renzo Martini, che gira a vuoto la dritta alta del spagnolo, del venezuelano con passaporto spagnolo. Anche lui ce lo vedremo contro in questo, quest'estate con la nazionale. Ricordiamo che questa per il Nettuno è l'ultima giornata di andata, 12 partite, siamo al 25 maggio, è già finito tutto. Martini con una gran legnata, ma in zona di foul, conto che resta invariato. Va a casa Hernandez, palla alta ed esterna, conto invariato, anzi 2-2 a casa, scusate. Va a casa Hernandez, gira in foul la palla dritta a Martini, questa volta sì che il conto resta invariato a due bolle e due strike. Un out, si gioca il quarto attacco del Re di Puglia, Nettuno in vantaggio 5-0 nella gara del lanciatore straniero. Oggi ha vinto 7-6 il decimo inning, sempre la formazione di casa, una partita davvero emozionante, non bellissima ma vibrante. 3-2 tanto il conto che si pareggia a casa. Il vi do i risultati dagli altri campi, appena segnato il 4-2 il Godo con una valida di Evangelista sul subentrato Mazzocchi. Partita non buona difensivamente il San Marino, che ha già 3 errori. Intanto dilaga 9-1 la Fortitudo Bologna nel derby casalingo contro il Castenaso dopo la tirata gara 1 di ieri sera. 11-3, non inganni il punteggio perché gli 8 punti che hanno deciso la contesa sono arrivati tutti agli extra inning, al tie break dell'ottavo, quando su un lanciatore che era arrivato come Emiliani, su Rodriguez che non è entrato bene in partita, ha festeggiato la formazione capolista ancora imbattuta in questo campionato. Va da posizione fissa, bella palla interna non chiamata all'arbitro Minicucci, vale il quarto ball, quindi arriva in base Martini, seconda base della sua partita. Quando c'è Ivan Scecchet nel box di battuta, 9-1 Bologna, sì. 9-1 Bologna contro Castenaso e 4-2 Godo. Godo 4-2 a che inning? Al settimo. Tutti e due al settimo. No, quelli al quarto stanno. Bologna al quarto. Bologna al quarto, Samarino al settimo. Bella palla dritta nella zona interesse scout. Ivan Cecchet incassa il primo strike. Va ancora a casa, gira vuoto, questa volta il cambio di velocità, massimo vantaggio per Riccardo. Quanti lanci c'è Riccardo? Riccardo, adesso lo dico, siamo su una cinquantina penso. Gira vuoto, tre lanci, K è il secondo eliminato Cecchet, siamo sui 60 lanci precisi adesso per Riccardo Hernandez dopo 3.2 riprese lanciate. Monello, catcher della formazione ospite al debutto in campionato questo weekend dopo che è arrivato all'avventura in NCAA con la sua università, incassa il primo strike. Ancora a casa Riccardo, gira in foul, palla spizzata e colpisce la corazza di Menicucci, tutto a posto dice l'arbitro capo. 0-2, quindi ancora massimo vantaggio per Riccardo Hernandez. Entra nel box il
numero 15 Monello. La posizione fissa va a casa Hernandez, bel contatto di Cechet in zona di fallo, fortunatamente sarebbe stato un extra base. Quindi conto che resta ancora invariato, 0-2, è stata una bella legnata in campo opposto quella di Ivan Cechet, ma che è rimasta in zona di foul, va Hernandez, rimbalzante su Angulo, che assiste verso Nughera. Eliminazione, scelta difesa per la via, 6-4, si conclude l'inning, ancora 0 valide per il Ripuglia. Un rimasto in base e Netturo che inaugurerà il quarto attacco con Giovanni Garbella. Parte bassa del quarto inning per il Nettuno Giovanni Garbella, strike di Edward Pirvu. Il conteggio. Gira vuoto, secondo strike. Palla bassa, conto pieno. Per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, 5-0 per il Nettuno. Si difende Giovanni Garbella. Foul ball, salutiamo Emanuela, Simone, Mario Arturo, Piero, Claudio, Maurizio, il coach della nazionale Under 12, campione d'Europa, Ivano Licciardi,
il grande Tonino Basso colpisce Giovanni Garbella, va su Martini, assiste in prima, 5-3, ed è il primo out di Giovanni Garbella in questo quarto inning. Ora nel box di battuta si presenta Freddy Noghera, autore di una valida e un RBI per lui nel turno precedente, nel secondo inning. Salutiamo anche il mitico Tonino Basso, il grande tifoso Francesco De Cesaris. Ricordiamo a tutti voi che ci state seguendo, condividete sulle vostre pagine Facebook questa diretta, iscrivetevi sul nostro canale Facebook e il nostro canale YouTube e seguiteci su Instagram. Salutiamo anche il nostro amico del bar Mattias Zotti, che sta lanciando nel campionato tedesco nella seconda divisione nazionale. Batte lungo profondo Freddy Noghera, palla esce in foul. Due strike, un ball, un eliminato per Edward Pirvu. Salutiamo anche l'ultimo arrivato, Angelo Castori, Antonino Francucci. Antonino, complimenti per la bella vittoria a Parma con sull'oltre torrente per 11-0, se non vado errato. Avete giocato in gara 2. Salutiamo anche l'arbitro Giuseppe Laudani. E strike out Freddy Noghera, due out ragazzi. Si presenta per la terza volta il primo del line-up del Nettuno, Nicola Garbella. Nicola Garbella 2,89 prima di questa partita. Strike 1-1. Se avete domande da porre, fate pure, non siate timidi. Gira a vuoto, la palla esterna, strike out Nicola. Quinto inning, il
Cespedes, esterno centro nel box di battitura, che incassa il secondo strike di Riccardo Hernández. Due strike, massimo vantaggio per il partente mancino del Nettuno. A casa, palla interna, 1-2. Va ancora a casa, palla bassa, due ball e due strike. Posizione fissa, ancora a casa, Riccardo, gira a vuoto, Cespedes, scappa, primo eliminato dell'inning. Cespedes esterno centro della formazione ospite, 0-2 finora. 64 lanci per Riccardo Hernández. Più 4 questi, ancora 68, vabbè ci siamo, 5 inning, 68 è un'ottima media. Entra nel box di battuta per il Re di Puglia, Alberto Varin, GDH, che incassa il primo ball. .05 la media PGL. Batte in zona di foul Varin, 1-1 il conto a casa. Va ancora Hernández a casa, lancio off speed, trattiene lo swing Varin, 2-1 il conto a casa. Siamo nella fase alta, il quinto inning, sempre 5-0 Nettuno. Gira a vuoto la dritta, 2-2 conto che si pareggia. Hanno segnato anche i Yankees, 3-0 se vi interessa, volate sacrificio. Che ha portato a casa Brett Gardner. Intanto basi cariche, due out a San Marino. Il doppio di Paolino Ambrosino porta a 2 le segnature del Castenaso, 9-2. Momento clou, Flores in battuta con basi cariche e 2 out. Lo strike di Raffael, il godo che dovrà far meno molto probabilmente di Charles, il suo miglior rilievo, ancora zero, attacco influenzale, dicevano. Due ball, due strike. Peccato perché sì, sta facendo una grande stagione il Nettuno. Di Galeotti. Davvero gran partita dell'ex. Intanto gira vuoto, gli hanno fatto fare un lancio di più a Riccardo Hernández. Ma è ancora K su Varin. Entra Riccardo Serra alla ricerca della prima valida stagionale. Scelta difesa K, scelta difesa Monello, va ancora a vuoto Serra, primo lancio in foul, il secondo colpisce nella copertura il catcher Riccardo Hernández, vale il secondo strike, un ball e due strike per Flores, basi cariche, il
non un buon ingresso in campionato di Crepaldi, che ha preso altri 2 punti, 9-4, e qui K di sera, K. Grandissima ripresa di Riccardo Hernandez, che ha eliminato lo strikeout 6 degli ultimi 8 battitori, ancora senza battute valide la sua partita. Chiude con uno strikeout a basi cariche, non trema, di Raffaele contro Flores, e chiude il settimo attacco della formazione di casa. 4-2 ancora per il Godo. Quando inizia l'ottavo attacco, quanto Rodriguez nella parte bassa del quinto inning gira in foul il primo lancio di Pirvo. 9-4, cambio Scotti per Crepaldi, tornato oggi dall'infortunio a Bologna. Qui Rodriguez batte una smanicata che cade, valida. Un classico Texas che cade dove non può arrivare l'esterno centro, è la valida numero 2 della sua partita, secondo singolo. Bisogna battere, appoggiare la mazza senza mettere forza, Emanuele. Entra Angulo, ancora alla ricerca della cosa. Un uomo in base, in zona di foul Angulo. Ah, il Nettuno 2 è tornato a casa dopo aver vinto gara 1 per 11-0, partita rinviata per pioggia. Alessandro Fratini, al cambio di ogni inning togliamo l'audio perché lo speaker qui allo stadio inserisce la musica. Quindi per i diritti di copyright, poi questa, per non far perdere l'audio a questa telecronaca, per poterla salvare poi su YouTube, siamo costretti a togliere l'audio. Sì, Alberto, il Bologna vince 9-4 e il Godo vince 4-2 a San Marino. Tutto il baseball minuto per minuto. Angulo, scusate, Alvarez. Gira a vuoto Alvarez. Il conteggio su Luisa Alvarez, va a casa, palla esterna. Oh mamma mia, mamma mia ragazzi,
Avete visto tutti il lanciatore, il ricevitore. Ha fatto una brutta assistenza sulla seconda base, la palla è scappata all'esterno e quindi c'è stato l'avanzamento di una base per l'Euro Triquets e Oscar Angulo. Due corridori in posizione punto, zero eliminati, Luis Alvarez con due bolle e uno strike nel box di battuta. Va Pirvu, palla esterna. Pirvu, ricordiamo che ha superato abbondantemente gli 80 lanci. Nel frattempo si scalda un lanciatore nel bullpen della squadra fiuliana. Varin ci dice qui il sommo. Batte, bella profonda, si stampa contro il muro e sono due RBI per Alvarez. Arriva in piedi Luis Alvarez. Tremendo ragazzi questo qui col bastone. Palla bassa, 2-0. Bella manifesta, dai, sarebbe. Una buona manifesta, non sarebbe male. Visto che continua a piovere qui. Stato il quinto, l'abbiamo superato. Siamo a posto. Gira a vuoto, una palla molto alta. Peppe Pazzanti. Terzo ball su Mazzanti, palla molto bassa che controlla facendo rimbalzare davanti a sé il catcher Monello. Guardiamo 7-0 con i due RBI di Luis Alvarez in questa seconda parte del quinto inning. Gira Mazzanti, una volata molto alta, insidiosa, Iellini la raccoglie. Primo eliminato Peppe Mazzanti, F6. Emanuele, hai capito che è successo? Sono andati tutti verso la palla e il sacchetto di seconda era sguarnito. E il prima base è andato a fare la cravatta da dietro per cercare di cogliere impreparato quella gran volpone del gattone di Luis Alvarez, che è ritornato piano piano. Bel, mamma mia, l'altro po' prendeva in testa una gran tortorata di Luis Ustaritz, ragazzi. Peppe che ha fatto F6 e una. Salutiamo anche Emanuela Simoni e Raffaele. Oh, salutiamo anche mia moglie che si è collegata. Ciao Andrea, ciao. Questa sera la papà non ti ha portato allo stadio perché sta piovendo. Punteggio 7-0. Messi 7-0, gli uomini agli angoli. Andy Vasquez nel box di battuta. Palla alta, primo ball. Eccolo, salutiamo anche il nostro amico Giuseppe Balenzano che ci sta seguendo dall'Abruzzo. Tremenda battuta di Vasquez, è andata a venire sopra il tetto. Arriva il socio e boom, boom, run. Dov'è il socio? Eccola, grandissima tortorata sopra
E la tribuna di calcio ha preso il tetto della tribuna di calcio. Grande Andy Vasquez. Cambio sul monte di lancio. Paolo. Edward Pirvu lascia il monte di lancio e viene sostituito da Varin. Ciao Luciano, un saluto a Luciano Canale che ci sta seguendo. Chissà da dove? Non lo so, Luciano è sempre... il socio. Si starà seguendo da qualche trattoria il nostro amico Luciano. Ragazzi, se dovete andare a mangiare chiedete a Luciano Canale, lui conosce tutti i migliori ristoranti italiani. Anche punteggio 10-0 Luciano, 10-0. Facebook. Ignazio era qui, non lo so se si è assentato, socio. Tanti auguri a Elisabella Luciano. Ma adesso veniamo perché sta piovendo, la pioggia diventa... Socio, com'è la pioggia? Tanta, la pioggia com'è? È la classica gnagnarella nettunese. Gnagnarella, quindi con la gnagnarella si gioca. Home run di Andy Vasquez, non l'avevo segnato. Giovanni Garbella nel box, un eliminato, basi vuote, 10-0. Palla bassa. Com'è l'audio, ragazzi? Palla strike, 1-1. Luciano, metti da parte qualche fetta di torta, che come termina la partita veniamo a trovarti. Per festeggiare il compleanno della piccola Canale. Due ball, uno strike. Ed è bella presa del seconda base. Ma non può nulla. Valida di Giovanni Garbella. Salutiamo anche il nostro amico cubano, il nostro tedesco cubano Ernobel Marquez, lanciatore della nazionale tedesca.
Foul ball di Freddy Noghiera. Risale sulla patata Pedana, Varin. 10-0, Nettuno, quinto inning. Massimo, 10 oggi possono bastare? Con questo Nettuno Zemagnano, come l'ho ribattezzato io, non si sta mai troppo tranquilli, diciamo. Certo, 10-0. Partiamo lo straniero, non lo so. Loro ancora 0 vari, hanno tante assenze pesanti. Che nel pomeriggio c'è un altro lanciatore, si fa scaldare Varin appena entrato, va a casa, palla bassa, secondo ball, 2-2 conta a casa Varin. Pirvo che ha fatto inning dove non ci ha fatto toccare palla, alternati a due big inning da 5 punti che sono quelli che poi stanno segnando il risultato, soprattutto dopo i primi 5 out consecutivi. All'inizio non ci si aspettava il crollo, mentre adesso era arrivato a un numero abbondante di lanci. Si è trovato sotto nel conto di Alvarez, gli ha tirato una palla a mezzo, a Vasquez ancora peggio. Alvarez gliel'ha messa in mezzo agli esterni, Vasquez al campo di pallone e sono i 10-0. Qui altra valida, Noghiera. Questa sera anche Noghiera si sta svegliando. 12 valide per il Nettuno in 4.1 inning, ancora 0 per il Re di Puglia. Nicola Garbella 1 su 3 con 2 K per lui quest'oggi. Palla interna di Varin, primo ball. Gira a vuoto Garbella, la palla dritta di Varin, vale il primo strike. Intanto 10-4, riallunga il Bologna con il Castenaso. Al nono inning ancora 4-2 per il Godo. Garbella gira in zona di foul. Gira Garbella, un Texas Cespedes, fa una grandissima giocata in tuffo, strepitoso out, sliding catch di Cespedes, che su un Texas insidiosa di Garbella ha fatto una bella corsa in avanti, l'ha presa in scivolata, bellissima giocata di Cespedes. È il secondo out. Leo Rodriguez, che aveva iniziato l'inning, ritorna nel box di battuta, si scalda intanto anche un rifice, potrebbe essere il suo esordio stagionale. Strike Varin, palla dritta. Ricordiamo 10-0 nel turno, seconda fase del quinto, uomo in prima, uomo in seconda, due eliminati, uno strike su Leo Rodriguez, 2 su 3 per lui questa sera, che batte in campo opposto. La palla non viene difesa bene da Boscarolla, è una valida. È il punto numero 11 del Nettuno, RBI single per Leo Rodriguez. Palla che è stato anche sfortunato, punto segnato da Giovanni Garbella. È stato anche sfortunato il seconda base Boscarolla, perché la palla ha preso lo scalino fra erba e terra, si è alzata. Valida numero 3 per Leo Rodriguez. Oscar,
uomini agli angoli, Angulo cerca la prima valida di giornata. Solo lui e Peppe Mazzanti, se non sbaglio, sono ancora a secco. Sì, sono loro due. Quindi 1-1-1. Batte Angulo, palla che scappa dal guanto di Martini, errore del terza base. 12-5. Scusate, Nettuno. Qua dovete ancora Luis Alvarez. Palla strike su Alvarez sul filo interno. Intanto c'è un deck Renato Imperiali che prenderà penso il posto di Giuseppe Mazzanti. Vediamo se andrà subito a battere. Vabbè, se ancora. A casa Varin, alto, primo ball. Palla alta, secondo ball su Alvarez, 1-2-1. Posizione fissa, Varin a casa, gira in zona di foul Alvarez, conto che resta invariato, 2 ball, 2 strike e 2 out. Va da posizione fisso a casa, palla bassa, conto pieno. Corridori che partiranno dopo il caricamento, 3 ball, 2 strike e 2 out. Un out intanto a San Marino e Merigi sul sacchetto di seconda, sempre 2-4 per il Godo. Qui altra valida di Alvarez, altri punti per il Nettuno, è un singolo per il nostro catcher. Entrerà Renato Imperiale, box di battuta al posto di Beppe Mazzanti, 13-0 Nettuno. Qui non sta piovendo, sta grandinando, valide, valide come se non ci fosse un domani. Sono già 14, più i 3 errori che ci hanno aiutati del Re di Puglia. Hanno davvero allungato la compressione. Un deck che si scalda anche Orefice. Renato Imperiale di Ursa, giustamente. Renato Imperiale incassa il primo strike, palla bassa giudicata strike dall'arbitro capo Menicucci. Batte Imperiali, un'altra battuta valida. RBI single per Renato Imperiali. Boscarol si arrabbia perché la palla gli è passata sotto. Tre presenze, due valide per Renato. Sta grande, la grande, sta formissima Renato. Arriva un profumo di salsiccia. Salsiccia rosso che arriva. 14-0, esordio stagionale anche per Orefice. Orefice al posto di un
Intanto entra sul montilancio Cespedes dall'esterno centro, va a fare l'esterno centro, non riesco a vedere il numero da qua giù, potrebbe essere De Otto, non lo so, lo so, infatti perché c'è il lanciatore, Cespedes va a lanciare dall'esterno centro e qualcuno andrà a fare l'esterno centro. Intanto vediamo gli aggiornamenti da Serra Valle Stadium con il Godo con uomo in prima, uomo in seconda, il suo miglior battitore Evangelista, il box in battuta contro Coveri, 10-4 ancora il parziale a Bologna, vediamo un po', sì 10-4 è entrato appena Andretta al posto di Bassi, 14-0 per il Nettuno. Seguiamo Godo che qui adesso c'è il cambio di lanciatore. Isabella, è il tuo compleanno. Auguri. Quanti anni compi? Cespedes. Quanti anni ha? 11. Intanto linea di Evangelista che fa finire l'inning, vediamo se il San Marino cosa farà al nono, calza il primo strike di Cespedes appena entrato. Primo strike su Gabriele Orefice. Due eliminati. Batte una smanicata e la raccoglie l'esterno sinistro e si chiude l'inning. F9. Per Godo. Thank you.
ultimo attacco San Marino, dillo 4-2. Ora parte San Marino, inizia Mario Trinci. Catcher, che ha fatto oggi Mario? Ma lo poteva mettere a riceve Vinicio? A riceve, boh. Ricevi Vinicio, De Ustaris, vedi, in prima. Iacca. Maccagnan, parte alta del sesto inning, sempre Riccardo Hernandez sul monte di lancio e Gabriele Orefice sul sacchetto a difendere il sacchetto di prima base al posto di Ustaritz. Gira a vuoto 1-1. Batte su Angulo e che assiste Orefice per out per la via 6-3. Boscarol. Nel frattempo a San Marino, l'ultimo attacco del San Marino, 0 fuori, Mario Trinci in prima, 4-2 per Godo. Raccoglie Angulo, F6, secondo out. 0 ancora le valide concesse da Riccardo Hernandez in questa partita. Va Iellini, palla interna, primo strike. Gira vuoto. Gira a vuoto, strike out, Iellini.
mentre a Bologna Gianni Falchi, Bologna 12, Castenaso 4. Sesto inning. Castenaso. Andy Vasquez nel box di battuta. Gira vuoto Vasquez. Ricordiamo il punteggio 14-0. Va sull'esterno sinistro, la raccattura al volo e il primo eliminato F7. Deve andare via? Intanto 0-2 il conto su Garbella. Garbella oggi che ha battuto 2 su 3. Buona partita anche il pomeriggio, buon weekend per Giovanni. Massimo vantaggio per Cespet, aumenta qui la pioggia allo steno. Palla molto bassa, primo ball. Conta a casa per Garbella, va a casa, palla molto bassa, vale il secondo ball. Tanto i Yankee hanno allungato, doppio da 2 RBI di Estrada, 7-3. Rimbalzante di Garbella su Iellini, assiste verso Maccagnana che con una grande difesa di controbasso ottiene l'eliminazione numero 2 dell'inning, 6-3, quando entra Freddy Nogueira nel box di battuta. Ricordiamo 14-0 per Nettuno. Nettuno a 3 out dalla vittoria. Primo ball di Cespedes. Cambia la palla Cespedes, palla bagnata, sì.
clima non ideale per giocare a baseball, siamo a maggio, tante partite ci hanno detto in A2 sono state rinviate, gara 2 di Collecchio Nettuno 2, non so quante trasferte dovrà fare per recuperare tutte le partite. Lancio strike, allargato la zona, Menicucci se ne vuole andare anche lui, intanto qui si è bloccato play a San Marino dopo che hanno cambiato 20 volte quello che è successo a Mario Tricci. Qui valida di Noghera, sì, perché non riesce la corsa davanti di esterno. Noghera che si riprende un po' la media con il 3 su 4 di stasera. Quindi due out, uomo in prima, strike di Cespedes su Garbella. Va a casa, gran contatto di Garbella, lungo, è andato anche il primo homer stagionale per Nicola Garbella. Purtroppo non c'è Papa Garbella, primo fuori campo, mancava lui, l'avevamo detto oggi. Gran legnata sul lancio off speed in anticipo e 16-0 per il Nettuno, primo home run stagionale, forse il papà è sotto perché abbiamo visto una dedica. Primo ball di Cespedes sull'Euro Rodriguez, 16-0 per il Nettuno, seconda fase del sesto inning, a 3 out dalla vittoria, lancio ancora in zona di ball. Tanto Infante è arrivato a 501 valide nella massima serie, ne mancava una, l'ha colpito due questa sera, complimenti a Juan Carlos Infante. E si è bloccato il play by play con 6 valide il Bologna contro 9 del Castenaso, vince 12-4. Qui Rodriguez batte un pop in diamante, c'è sotto Boscarolla, F4, si conclude il sesto inning, Nettuno in vantaggio 16-0, a Riccardo Hernandez le ultime 3 eliminazioni dell'ultimo inning.
Martini nel box di battuta, il forte terzo imbattuto della formazione friulana, 0-0 perché due basi. Qui Hernandez sorfila una dritta alta, gira a vuoto, a voi a sbatterla fuori il buon Martino dopo il grande home run che ha aperto le segnature del Re di Puglia oggi pomeriggio. Palla capo il Nettuno del tabellone. A casa, ancora dritta, interna, ancora strike di Riccardo Hernandez, grandissima partita la sua finora. Una delle poche note liete del Nettuno sul Monte di Lancio di questo avvio di stagione. Ed è K, primo K di Martini questa partita. Hernandez che ha eliminato al piatto ben 8 degli ultimi 12 lanciato battitori affrontati. 8 sono i K. Intanto qui a San Marino il play by play è tornato un'altra volta indietro per la quarta volta. Ha fatto fuori campo Mario. Non lo so, un ball e due strike, è ritornato Mario che era stato prima arrivato in base, poi era stato out da una decina di minuti. Posizione fissa, Riccardo Hernandez contro Cechetta, gira a vuoto, strike per Riccardo Hernandez. A Ienco c'è un cambio per la formazione. Va a casa. Un altro strikeout da parte di Riccardo Hernandez. Tanto a San Marino adesso ha due bolle e due strike dopo un'oretta. Mario Trinci non si aggiorna più il coso, quindi out Trinci, out Imperiali. Vierzoli ha preso K qui, guardato Giordani nel box di battuta. Faccio vedere ora un po' tutti i campi. Qui sta battendo Monello, l'ultimo out della partita. Gira, palla che era precisa verso di noi, se non c'era rete, vale il primo ball. Batte Cecchetto, una palla per Riccardo Hernandez. Strepitosa partita di Riccardo Hernandez, anche se solo per 7 inning per Manifesta. Sono 7 inning di no hit per il partente venezuelano di passaporto spagnolo, complimentato da tutta la sua squadra. Grandissima, grandissima partita di Riccardo Hernandez, che non ha concesso solamente 3 basi, di cui 2 al primo inning, non ha fatto colpire neanche una valida ai suoi avversari. 16-0 il risultato per il Nettuno, lanciatore vincente Riccardo Hernandez, perdente Edward Pirvo. Nettuno che con questa doppietta mette una seria ipoteca sulla qualificazione playoff. Intanto è finita a Re di Puglia con l'out in seconda su Federico Giordani, il Godo a San Marino, il Godo ha battuto per 4-2 il San Marino. Buon risultato anche per noi, sorpresa del Godo. Qui intanto sulle musiche di Nettuno, la perla della costa del Tirreno, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a Nettuno per Nettuno Godo che ci sarà fra 4 settimane, fra pausa e trasferta, riposo Coppa Campioni e trasferta al Nettuno, lo rivedremo qui a metà giugno. Un saluto da Emanuele Dinari e ricordate di seguirci sempre su tutti i nostri social.